vinto l'applauso. Bye.
Cantare un altro respiro, un soffio nulla, un calmo alito, un vento. Questo poeta usa queste parole per descrivere il canto. E questo poeta sa avvicinarsi alle stelle senza muoversi dalla sua scrivania e coglie nel centro alcuni punti salienti di quello che è il nostro strumento, la voce. Perché la voce è il primo strumento che noi abbiamo a disposizione. Quando parliamo, ognuno di noi ha una voce, la nostra cassa toracica,
e questi bambini, ognuno ha una voce diversa. Volevo descrivere questi punti che questo poeta ha così bene descritto. Cantare è un altro respiro, perché il canto nasce dall'aria. Ora noi un po' l'aria ce l'hanno tolta e dobbiamo cantare con la mascherina, quindi siamo un po' in difficoltà tutti, però ce la faremo. È un soffio nulla, perché l'aria ispirata va fuori di noi, da noi. Un calmo alito, alito come sinonimo di fiato, che non è un fiato consumato in fretta quando cantiamo, ma un fiato che deve essere piano piano, si diluisce e va a disperdersi nell'aria. Un vento, che è qualcosa che non vediamo, ma in grado di farsi sentire in maniera molto forte, proprio come la voce. E questo poeta ha voluto darci un'importante lezione di tecnica vocale tramite le parole. Yeah, darling.